Ci hanno avvisati i familiari perché chiaramente hanno loro scoperto i cadaveri all'interno dell'abitazione. I familiari di chi? Lei? I familiari della signora, sì, confermo. La bambina sveglia? Allora, la bambina è stata svegliata dai familiari. Fortunatamente non ha assistito, insomma, alla scena. Allora, dormiva nella stanza? Dormiva, sì, era ancora in casa. Come sono morti? Allora, su questo tipo di informazione dobbiamo attendere la conferma dell'autopsia e del medico legale. Gli accertamenti sono tutti in corso, verosimilmente arma da taglio. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio avvenuto al culmine di una lite ad Agropoli tra Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo, trovati ieri privi di vita dai carabinieri nella loro abitazione. Per il momento si tratta solo di un'ipotesi che viene tenuta in considerazione dagli investigatori, che fa ipotizzare che i coniugi durante la lite si siano colpiti a vicenda con un coltello e un taglierino, e quindi si potrebbe trattare di doppio omicidio, non di omicidio e suicidio, come si è ipotizzato inizialmente. A non lasciare scampo ad Annalisa è stato un fendente alla gola che le ha reciso la giugulare. Sul corpo del marito sono state individuate molte ferite da arma da taglio, di cui una profonda dietro al collo, inferte dalla moglie con il taglierino che aveva ancora in pugno quando sono giunti i carabinieri, e purtroppo non c'era più nulla da fare. La pista dell'omicidio-suicidio per il momento però resta quella più plausibile, ma la dinamica del furibondo litigio è ancora tutta da appurare. Per oggi pomeriggio è stata programmata l'autopsia dei coniugi presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, che è indispensabile per fare chiarezza sulle cause dei decessi e la compatibilità delle ferite letali con le armi da taglio sequestrate. Diciamo, l'unica informazione che possiamo riferire è che non esistono precedenti segnalazioni, quindi noi non siamo stati avvisati perché si sentivano delle urla o quant'altro, noi siamo stati avvisati appunto perché i familiari hanno scoperto purtroppo la consumazione di questa tragedia. Ci sono altre ipotesi oltre l'omicidio suicidio? Allora, al momento stiamo raccogliendo e svolgendo tutti gli accertamenti del caso per verificare ed escludere categoricamente l'ipotesi o comunque diciamo il coinvolgimento di terze persone. È chiaro, termino il discorso, che una delle ipotesi al vaglio è quello dell'omicidio-suicidio, però ancora non possiamo dare delle risposte certe fino a quando non abbiamo gli esiti da parte del medico legale. Potrebbe essere anche quindi un duplice omicidio, perché no, al momento non ci sono elementi che ci conducono verso questa ipotesi. Diciamo, l'ipotesi più plausibile è quella dell'omicidio suicidio. Dove sono stati trovati i cadaveri? Allora, all'interno dell'abitazione. Dove? Era in una camera da letto, insomma, quello che era. Vedano, giusto per capire, non so se possiamo dirlo, arma o armi del delitto. Allora, sicuramente si parla di armi da taglio. Armi, in plurale. Esatto, sì. Quindi però, quanti oggetti sono stati trovati? Ora, diciamo, le ferite sono riconducibili ad arma da taglio. Altro tipo di informazione non posso rilasciare.